Buongiorno amici, bentornati o benvenuti. Oggi finalmente bookshelf tour della mia libreria. Anche se ho tentato in realtà di sistemarla come meglio ho potuto, lasciando appositamente degli spazi vuoti perché so che riempirò la libreria visto che uno non smetterò di comprare perché a me piace leggere libri diversi, comprare. E due, visto che ho cambiato indirizzo, quindi sono passata da infermieristica a lettere moderne, questi scaffali si riempiranno in un batter d'occhio. Quindi questa è. Allora, io ho cercato di sistemare i libri in ordine, cioè per casa editrice, anche se non sempre mi è riuscito, devo dire. Però vabbè, si fa quel che si può. In questo mobile, qui sotto. In particolare c'è un casino, scusate, però sono libri che, cioè tipo libri un po' così, alcuni li voglio vendere, altri cioè sono edizioni un po' così, quindi li ho messi qua dentro. I libri di cui vado più fiera in realtà sono questi qua. Poi qui ho libri dell'università, anche qui. Fascicoli, insomma, degli esami che ho fatto nella vecchia università, quindi per il momento li tengo qua, ma non mi servono. Poi vedrò co cosa fare di queste cose. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito perché sennò questo video durerà un'eternità e mezza. Io già ho il fiatone, iniziamo benissimo. Allora, partiamo da qua sopra. Mi scuso se l'inquadratura sarà molto traballante, però purtroppo non ho il treppiede, cioè ho il treppiedi da tenere in mano, quindi pazienza. Allora, lì sopra, vediamo se riesco, qui sopra ho una serie di libri che uscivano in edicola, me li ha comprati mio papà, me li ha regalati, e di tutti questi libri io ho letto soltanto, ve lo faccio vedere così, Shanna. E Uccelli di Rovo, che però non ho letto Uccelli di Rovo, non l'ho letta in questa edizione, ma nell'edizione Bompiani che poi vi faccio vedere. Shanna, bellissimo. Di questi libri voglio leggere Coma, Il Maratoneta, Kramer contro Kramer, Shining non penso proprio, non ho il coraggio, e Paura di volare e Le parole per dirlo, anche Shogun vorrei leggere, quindi ci sono diversi libri che vorrei leggere, non tutti. Però sto aspettando appunto il momento. Poi, scendendo qua sotto, in questo scaffale, ho inserito i libri, principalmente sono tutti fantasy, però in particolare, insomma, ho messo libri che hanno un formato abbastanza grande e che quindi in questa mensola stavano bene. Allora, iniziamo subito da qua. Qui abbiamo La nonna casa di Libar Dugo, che ancora non ho letto. Ragazza serpente spina, questo è un fantasy, non l'ho ancora letto. La città ai confini del cielo di Elif Shafak, anche questo non letto, l'avevo iniziato ma poi l'ho abbandonato, non perché non mi stesse piacendo, anzi era molto interessante, ma perché mi faccio prendere spesso da altre letture. L'uomo dell'inganno, che è una sorta di thriller psicologico pseudo-mafioso, una cosa del genere. L'ho iniziato anche questo, vedete? Ma non l'ho finito. The Inheritance Games, il primo libro di questa serie di libri. Questo mi è piaciuto, devo recuperare il secondo volume che è The Hawthorne Legacy. Poi ho il terzo volume della trilogia delle origini di Shadowhunters, scritto da Cassandra Clare. I primi due io li ho letti in digitale e poi ho comprato il terzo libro in copertina flessibile. Aspettate che ve lo faccio vedere. Bellissimo, devo recuperare assolutamente anche gli altri due volumi. Poi ho, sempre di Cassandra Clare, La Catena d'Oro, la nuova saga, trilogia, non so quanti libri farà uscire, che si chiama The Last Hours, libro questo non è che mi ha fatto impazzire. È uscito anche il secondo libro, ma io sto aspettando la copertina flessibile perché il primo libro ce l'ho in flessibile. Vedremo, vedremo se uscirà poi. Poi
Poi ho il primo libro della trilogia del secolo di Ken Follett, La caduta dei giganti, non l'ho ancora letto e devo recuperare quindi anche gli altri due. E poi abbiamo tutta la saga dell'Attraversa Specchi, saga meravigliosa che io ho amato, in particolare il secondo volume secondo me è il più bello, mentre il quarto potete anche evitare di comprarlo, sinceramente, con anche il libricino che davano al preordine. E nulla, poi qua c'è una tazza, qui dietro c'è la scatola del Funko Pop di Leonard e poi qua c'è una tazza con tutti i miei segnalibri. Poi ho un'edizione di Bourdelax di Notre Dame de Paris di Victor Hugo e due graphic novel, A ondate di Ajay Dango e La profezia dell'armadillo di Zero Calcare. Queste tutte e due lette stupende di Zero Calcare, devo assolutamente recuperare altro, questo ancora non l'ho letto. Passiamo sotto. Allora, in questo scaffale abbiamo tutti gli Einaudi, dai bianchi ai colorati. Allora, partiamo dai Super Coralli di Jonathan Franzen. Ho Libertà, Purity e Più lontano ancora. Di tutti e tre ho letto soltanto Libertà, libro che all'inizio mi è piaciuto, ma dalla metà in poi mi ha fatto veramente schifo. Spero che Purity e Più lontano ancora siano migliori, visto che ormai li ho comprati. Poi abbiamo Le 8 montagne di Cognetti, che non ho letto, e La clausola del padre, invece, che ho finito da leggere da pochissimo. Mi è piaciuto, non è male, un bel libro tutto sommato, anche se non l'ho trovato privo di difetti. Poi abbiamo Il Conte di Montecristo che attualmente è in lettura, ci metterò un sacco di tempo ma me ne frego. Poi abbiamo Anna Karenina di Tolstoi, ho letto le prime 100 pagine 2 anni fa e poi l'ho abbandonato perché ero arrivata alla parte in cui si descrivevano le campagne di Lenin e mi stava dando troppo fastidio. Poi alla fine ero pure in sessione e l'ho abbandonato, ma sicuramente è da rileggere, cioè voglio leggerlo assolutamente. Poi L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, ancora non l'ho letto. Potere alle parole di Vera Gheno, un bellissimo saggio sulle parole, anzi vi consiglio di recuperarlo, soprattutto in questo periodo che ci sono gli sconti Einaudi. Il 20% sui tascabili. Poi ho Delitto e Castigo di Dostoevskij che lo devo leggere. L'ho iniziato, ma ancora devo finirlo. L'Isola di Arturo di Elsa Morante, uno dei miei libri preferiti, ed Elsa Morante una delle mie scrittrici, oh cacchio, una delle mie scrittrici preferite. Sistemiamo qua questo casino. Poi abbiamo Persone normali di Sally Rooney, scusate, questo qui per me sopravvalutato, non lo so, a me non ha fatto impazzire. E Mister Vertigo di Paul Auster, libro che secondo me invece è sottovalutato, un libro di cui sento parlare veramente poco, ma che a me è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo una raccolta di poesie di Michele Mari, 100 poesie d'amore e Lady Hawk, una raccolta a mio parere stupenda, molto dolce e profonda. Recuperatela se vi piacciono i testi di poesia. Poi ho una testa così di ceramica, a caso, totalmente a caso, però mi piaceva, ci stava bene qua in mezzo al bianco degli Einaudi. E abbiamo tutti gli Einaudi, un po' di edizioni colorate. Allora, Sull'amore di Paolo Crepè, libro che non ho letto e forse non leggerò mai. Poi la trilogia della città di Kappa di Agota Christoph, in questa vecchia edizione che ho preso all'usato, ancora lo devo leggere. Mi fido di te di Massimo Abate, di Francesco Abate, scusate, e Massimo Carlotto, libro che ancora non ho letto. Scintille di Federico Pace, invece, che mi è piaciuto tantissimo, è un libro molto molto carino. Un libro, tra l'altro, che mi ha fatto uscire dal blocco del lettore. Sono una raccolta di racconti. Parto dalla premessa che a me piacciono le raccolte di racconti. E questa è veramente carina, proprio una coccola che vi consiglio. Di Murakami ho letto soltanto After Dark, libro che non mi è piaciuto per niente. Probabilmente mi ha messo in blocco con questo scrittore perché ho paura di recuperare tutto il resto. Quindi vediamo. Devo ancora decidere che cosa fare con questo scrittore. Poi abbiamo Philip Roth, uno dei miei scrittori americani preferiti. Abbiamo Lamento di Portnoy, che non ho ancora letto, mentre Indignazione e la macchia umana li ho letti, bellissimo, bellissimissimo. La macchia umana è forse uno dei miei preferiti.
Per il momento è il mio preferito, devo vedere se Pastorella americana mi piace di più, vi diremo. E poi Complotto contro l'America in questa edizione speciale per Philip Roth. Passiamo allo scaffale sotto. Allora, in questo scaffale ho raccolto la maggior parte i feltrinelli e edizioni un po' varie, però vabbè. Allora, qui abbiamo i classici feltrinelli e abbiamo Flatlandia di Edwin Abbott, che ancora non ho letto, di Francis Scott Fitzgerald abbiamo Il Grande Gatsby e Tenera è la notte. Di questi due ho letto solo Il Grande Gatsby, che mi è piaciuto tantissimo. Devo recuperare Tenera è la notte e vorrei anche comprare Belli e Dannati. Poi abbiamo Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, uno dei miei classici preferiti, perché Ella Austen per me è una scrittrice fantastica. Jane Eyre di Charlotte Bronte, anche questo bellissimo, e Madame Bovary di Gustave Flaubert, che ancora devo leggere, una piantina di Ikea. E poi qui abbiamo gli altri feltrinelli un po' più colorati. Allora, Che Dio perdona a tutti di Piff, libro che non è mio, mi è stato prestato da un mio amico, l'ho letto e nì, cioè nel senso non è male come libro, però non è il mio genere, devo dire. Poi La lunga notte del dottor Galvan di Daniel Pennac, non l'ho ancora letto. Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, bellissimo, recuperatelo perché è tipo qualcosa di spettacolare. Seta di Baricco, io sento tanti pareri contrastanti su questo scrittore, ma io vi devo dire che a me questo libro mi è piaciuto tantissimo, in particolare la scrittura di Baricco a me piace. Poi abbiamo Un'estate con la strega dell'Ovest di Kaona Shiki. Libro che non mi ha fatto strappare i capelli, però l'ho trovato molto tenero, ma in generale io la letteratura giapponese la trovo molto tenera, non mi aspetto niente di diverso dalla tenerezza. Poi abbiamo Il fiore e la fiamma di Kathleen Woodwiss, stessa autrice di Shanna, questo qua, questo libro qua. A me la Woodwiss mi piace tantissimo, ho letto già tre o quattro libri suoi, è una scrittrice di romance. E ogni tanto mi piace leggere qualcosa di proprio di tranquillo, proprio senza pensieri. E lei, secondo me, è molto brava. Un po' trash forse, ma a mio parere molto brava, cioè io l'apprezzo. Poi Giuda di Amos Oz, scrittore di fama mondiale, e io non ne avevo la più pallida idea. Però ancora devo leggerlo. La felicità del cactus di Sarah Haywood, libro che secondo me è quel classico libro che ti porti in spiaggia e leggi sotto l'ombrellone. Niente di che, storia assolutamente prevedibile, quindi boh, vabbè. Il peso dei segreti di Akishi Mazaki, che devo assolutamente recuperare perché mi dite sempre che è bellissimo. La zona cieca di Chiara Gamberale, che ho letto e che non mi è piaciuto per niente, anzi, se potete evitatelo. Asimmetria di Lisa Halliday, libro che voglio assolutamente leggere perché l'ho preso per la trama, una trama che mi incuriosisce tantissimo. Sono diverse storie, se non sbaglio, tra cui una ragazza che si innamora di un uomo 40 anni o 20 anni più grande di lei. 40 anni più vecchio, cioè si innamora di quest'uomo che ha 40 anni e 40 anni più grande, assurdo, quindi voglio assolutamente leggerlo. Storia di ordinaria follia di Charles Bukowski, che devo dirvi? Ho letto le prime 10 pagine e poi l'ho abbandonato e non credo di finirlo mai. Troppo spudorato come libro, non fa per me. Circe di Madeline Miller, bellissimo, parla di mitologia greca, è un retelling sulla figura della maga Circe, bellissimo, devo recuperare anche la canzone di Achille. Poi qui abbiamo il mio Funko Pop di Leonard, lì dietro c'è una mia foto di quando ero piccola, lasciamo stare. Poi qui abbiamo quattro libri di Barbera Editore, libri che ho comprato in una bancarella dell'usato quando abitavo a Roma. E ho preso un po' di letteratura latina perché a me piace, soprattutto perché la studiavo alle superiori, e ho comprato Il soldato ripieno di sé di Plauto, L'arte di amare di Ovidio e La suocera di Terenzio. Di questi ho letto soltanto La suocera e L'arte di amare, bellissimi, bellissimi. Se vi piace il genere, recuperateli perché a parte che fanno scatascere dalle risate, ma sono proprio molto belli. Devo leggere Il soldato ripieno di sé. Qui invece abbiamo i racconti.
i migliori racconti di Oscar Wilde, tra cui Il principe felice. Io mi ricordo che quando ero piccola, prima di andare a scuola facevano proprio i cartoni animati basati su queste storie di Oscar Wilde ed erano fantastiche. Forse è l'unica cosa che mi piace di Oscar Wilde. Poi L'amore molesto di Elena Ferrante, io l'ho letto, scrittura divina della Ferrante, a me mi è piaciuta molto la sua scrittura, ma che vi devo dire, i suoi temi mi fanno tagliare le vene, mi mette angoscia tutto quello che scrive, quindi non penso di leggere spesso la Ferrante, forse leggerò qualcosa, ma assolutamente esclusa l'amica geniale, tutta la serie dell'amica geniale. Ok, passiamo allo scaffale sotto e qua ho un po' di edizioni sparse, qua abbiamo Tea Edizioni e poi qua c'è di tutto e di più, perché alcuni sono libri che mi hanno mandato per le collaborazioni, altri invece li ho messi qua perché più o meno erano alla stessa altezza. Comunque, io nel frattempo mi sono seduta perché la schiena è partita. Allora, qui ci sono due Adelphi che non ho messo nella mensola degli Adelphi perché sono un formato più grande e non mi piace questo scalino di altezza. Abbiamo Vedere voci di Oliver Sacks e di Sacks ho anche altro che poi vi farò vedere e Truciolo di Sandor Marai. Però prima di leggere Truciolo, che dovrebbe essere un'autobiografia dell'autore, vorrei leggere un po' quello che ha scritto. Ci sono diversi libri che vorrei leggere suoi prima di leggere questo. Qui abbiamo due libri di Giulio Perrone Editore, uno di Matilde Falasca, Puoi chiamarmi Emma, che è l'esordio di questa giovane scrittrice, perché Matilde Falasca ha soltanto 17 anni e parla proprio della è la storia di un adolescente. Sono molto curiosa di leggerlo, ancora non l'ho letto. Poi uno di Valentina Diana. È una raccolta di poesie molto tenere, molto bella, una raccolta molto bella. A me è piaciuta tanto, come vedete. In realtà ho fatto anche le pieghette. Sul mio profilo Instagram trovate anche un post, ecco, non riesco più a inserire il libro. Vabbè, andiamo avanti, glielo metto dopo. Poi ho due libri di Bollati Boringhieri, Sotto i cieli rossi di Caroline Kane, pseudonimo americano della scrittrice che in realtà è cinese. È molto molto bello, parla di tante cose, soprattutto del cambiamento che ha fatto la Cina. Viene raccontato il cambiamento della Cina in 3 generazioni, tra politica del figlio unico e lo sviluppo poi economico, l'avvento della tecnologia, insomma, cambiano tante cose, ma in generale cambia un po' tutto il mondo, tutti gli stati cambiano con l'avvento della tecnologia. Questo è veramente un libro molto molto interessante, a me è piaciuto. Poi Randaggi di Marco Amerighi, che ancora non ho letto, però so che è stato, diciamo, è stato citato come possibile candidato al premio Strega di quest'anno, quindi voglio assolutamente leggerlo, anche perché l'ho scelto per la trama che mi è piaciuta molto. Poi abbiamo di Navarra Editore Clodio di Gwendalina Middei. Che vi devo dire? Io l'ho letto a gennaio, infatti è nel wrap-up di gennaio, ed è un libro bellissimo. Sia che vi piaccia la letteratura latina, in generale la storia romana, sia che non vi piaccia, è un libro veramente bellissimo. La storia mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. Quindi recuperatelo perché assolutamente merita. Poi abbiamo Braci nella notte di Rachel Kushner, che ancora non ho letto, mi dispiace. Middlemarch di George Eliot, libro che mi è piaciuto tantissimo, e di questo libro trovate anche un video apposito dedicato solo a questo libro, che dura 45 minuti, ma stendiamo un velo. Poi abbiamo Dio di illusioni di Donna Tartt, bellissimo, bellissimo, uno dei libri più belli che ho letto nel 2020. Recuperatelo, io voglio assolutamente leggere Il Cardellino, anche se tra i due molti dicono che Dio di illusioni è più interessante. Poi due libri di Toni Morrison, A casa e Amatissima. Io tra i due ho letto Amatissima, un libro meraviglioso, dolorosissimo. Ci vuole un po' di stomaco per leggerlo, però veramente da recuperare senz'altro. A casa invece ancora devo leggerlo. Poi abbiamo Storia d'inverno di Mark Elprin, questo mattone. Trovate anche il film su questo libro, proprio si intitola Storia d'inverno, anche se il film parla di un decimo del libro in realtà. Comunque un libro stupendo, una specie di urban fantasy,
A me è piaciuto davvero tanto. Poi abbiamo Le sette morti di Evelyn Hardcastle, sempre di Neri Pozza. Mamma mia! È una specie di thriller. Un giallo, però non è il solito giallo perché a me è piaciuto, a me i gialli non piacciono, questo però è un po' più psicologico e mi è piaciuto molto, anche se la fine mi ha lasciato un po' così. Però recuperatelo perché ha una trama pazzesca. Da questa parte ho inserito tutti i libri che ho di Thea Edizioni. Allora, partiamo da qua. Questa è una trilogia. Io ho i primi due volumi che tra l'altro ho già letto, Blu l'ho finito proprio ieri e devo assolutamente recuperare il terzo volume perché è una saga, cioè una trilogia bellissima ragazzi, bellissima. Io me ne sono innamorata tantissimo, non mi aspettavo che mi piacesse così tanto, ma se vi piace il genere fantasy recuperatelo perché è una bomba, bellissimo. Vi dico proprio in due parole spicciole di che parla. È una ragazza di 17 anni che scopre di avere la capacità di viaggiare nel tempo e quindi da qui inizieranno una serie di peripezie, di avventure molto molto carine. Poi abbiamo di Gabriel Zevin La misura della felicità. Non è mio, il libro è sempre stato prestato da questo mio amico, non l'ho letto e forse non lo leggerò, glielo darò semplicemente, lo restituirò semplicemente perché non lo so, in questo momento non è una trama che mi va di leggere, cioè ho bisogno di qualcosa che mi attiri di più. Allora, continuando, abbiamo La forma dell'acqua di Daniel Kraus, da cui è stato tratto l'omonimo film, di Guglielmo del Toro. Io ho visto il film, ma non ho ancora letto il libro. Il film comunque non mi è dispiaciuto, anche se non è stato uno dei film, wow, mi ha fatto strappare i capelli. No. Poi abbiamo La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi. Se non sapete che cosa penso di questo libro, andate a vedere il wrap-up di gennaio perché è stato uno dei libri più brutti che ho mai letto. Poi abbiamo Memorie di una geisha di Arthur Golden, bellissimo. Io lo lessi quando avevo 16-17 anni. Mi ricordo poco, devo essere sincera, di questo libro, ma mi ricordo che mi piacque tantissimo. Devo sicuramente rileggerlo perché. Io ho ricordi veramente bellissimi. Andiamo avanti. Allora, qui sotto ho messo tutti i Mondadori e ho lasciato uno spazio perché so che questo scaffale aumenterà visto che mi manca di Dante il Purgatorio e il Paradiso, quindi sono altri due tomoni, quindi dovrò fare spazio. Allora, partiamo subito da Paradiso perduto di John Milton, un libro che ho comprato da poco e ancora non ho letto, quindi. Perdonatemi. Poi abbiamo L'inferno di Dante, questa edizione spettacolare, Mondadori. La trama del matrimonio di Geoffrey Eugenides, non so se si pronuncia così, non l'ho ancora letto. Emma di Jane Austen, l'ho letto, libro bellissimo sicuramente, però poteva durare molto meno. Invece il film, spettacolare. Se non volete leggere il libro, vedete il film che è veramente molto molto bello. Poi L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez, non l'ho ancora letto, sinceramente mi fa un po' paura, devo essere sincera. E poi abbiamo Il Circolo Pickwick di Charles Dickens, il libro che devo assolutamente leggere, però sto aspettando di finire Il Conte di Montecristo, perché leggere due tomoni del genere tutti in una volta non lo so fino a che punto sia utile. Poi abbiamo Il Sentiero dei Nidi di Ragno di Italo Calvino, non l'ho ancora letto, questo tra l'altro l'ho preso su Vinted a 1 euro. 1 euro. E poi abbiamo Quando il respiro si fa aria di Paul Kalanithi, una bellissima autobiografia di questo scrittore che è stato un medico neurochirurgo di fama, di grande fama, che però ha combattuto, diciamo, con un tumore ai polmoni. Un libro che mi ha fatto piangere tantissimo, però mi ha veramente commosso, una bellissima storia.
Poi abbiamo di George Orwell 1984 e La fattoria degli animali. Ho letto soltanto 1984, devo sicuramente recuperare La fattoria degli animali. Poi abbiamo Il giardino dei Finzicontini di Giorgio Bassani. Vorrei recuperare Gli occhiali. Se non sbaglio si chiama Gli occhiali. No, le lenti. Lenti, gli occhiali. Comunque ci sono gli occhiali stampati sulla copertina. Perché questo mi fa un po' paura, anche perché è un'edizione vecchia. Quindi è scritto piccolino. E poi qua abbiamo, vabbè, una bomboniera di un matrimonio, ma mi serve solo per fare peso e non farli cadere. E poi qui abbiamo una serie di quadernetti. Questo è un quadernetto che uso per le cose dell'università. Oh, cavolo. Poi abbiamo questi due quadernetti che io utilizzo per le letture. Qua proprio scrivo le mie considerazioni. Qua invece ci sono tutte le liste dei libri che vorrei leggere nella mia vita. Poi abbiamo questo planner, proprio vedete, è già fatto, è tipo un planner mensile che io utilizzavo tantissimo quando studiavo, quando andavo all'università, faccio vedere, scrivevo le lezioni, gli esami e visto che non ce li ha già predefiniti i mesi, gli anni, posso utilizzarlo anche per altri anni, per altre cose. Quindi davvero utile, l'ho comprato da Stradivarius, mi sembra da Stradivarius. Poi ho un altro quadernetto, questo sinceramente non so per cosa lo uso. Ah sì, per i video di YouTube. E poi l'edizione, un'edizione elegantissima della Bibbia. Tra l'altro io anche qui, come vedete, è segnata. Con tutti i post-it, secondo me è un libro. Cioè, per essere un lettore completo, la Bibbia è uno di quei libri che secondo me si deve leggere, perché tantissimi altri libri sono proprio tratti da cose scritte nella Bibbia e quindi top. Qui sotto è un manicomio, evito di farvelo vedere, però c'è questa meravigliosa enciclopedia. E poi ci sono questo cofanetto geografico e storico e qua ci sono, vediamo se riesco, un atlante stellare, cioè ci sono un sacco di poster di tutte le costellazioni, molto carino devo dire. E poi abbiamo un libro sulle piante, un libro sull'astrologia, questi sono altri due volumi di questa enciclopedia e poi abbiamo altri due volumi di penso sia sempre un'enciclopedia, grammatica 1 e grammatica 2, e questo qua che invece dovrei restituire perché non è mio. Passiamo alle mensole. Io sono in una situazione molto precaria, in una sedia girevole, quindi se muoio all'improvviso sappiate che è per questo. Allora, qui abbiamo tutti gli adelfi che possiedo, ma ho lasciato spazio perché so che aumenteranno. Allora, partiamo da qua. Aspettate che mi devo muovere con molta cautela. Allora, Follia di Patrick McGrath, bellissimo libro, una storia veramente pazzesca. Recuperatelo perché è un libro veramente bellissimo, come è bellissimo la variante di Lunenburg di questo scrittore Paolo Murenzing, che ho scoperto l'anno scorso. Essere anche italiano, non ne avevo idea, e vorrei recuperare anche un altro libro. Se non sbaglio, l'altro libro che vorrei leggere suo si chiama Canone Inverso. Non lo so, non so se lo conoscete, in caso correggetemi. Allora, poi abbiamo Lolita di Nabokov, libro che ancora non ho letto, ma leggerò a brevissimo insieme alla mia amica Gaia. Poi di Oliver Sacks abbiamo Risvegli e l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Bellissimi, questo è stato il primo libro che ho letto di Sacks, è una raccolta di casi clinici di pazienti affetti da encefalite letargica, una pericolosa epidemia che è scoppiata in quegli anni in America. E niente, Oliver Sacks si occupava di questi pazienti. Di questo libro c'è anche il film, recuperatelo assolutamente perché è un film bellissimo con Robert De Niro e come si chiama l'altro? E Robbie Williams, stupendo, stupendo, io ho pianto, mi sono commossa tantissimo. Poi la ragazza di, sì, la ragazza, L'eredità di Esther di Sandor Marai, come vedete ce l'ho in lettura. E
anche se ho tante cose in lettura e non riesco a finirle tutte contemporaneamente. Poi abbiamo La famiglia e altri animali di Gérard Durrell, La camera azzurra di Simenon, l'ho letto, è Unpopular Opinion, a me non è piaciuto così tanto, non lo so, mi aspettavo forse qualcosa di diverso. La storia di un matrimonio di Greer, anche questo mi aspettavo una storia diversa, bellino, che vi devo dire. La sovrana lettrice di Alan Bennett, non l'ho ancora letto. Il mio noviziato di Colette, non l'ho ancora letto. Scusatemi, ma questi libri sono praticamente tutti nuovi, ancora li devo leggere. Amanti e regine di Benedetta Craveri, un saggio sulle donne, diciamo, della corte francese, nei vari anni, se non sbaglio. Poi Il postino sono sempre due volte, di questo autore, di cui non pronuncerò il nome, ancora lo devo leggere. Centuria di Manganelli, questo deve essere un libro bellissimo, ho un'aspettativa altissima, ma ancora non l'ho letto. Il Signore delle Anime di Nemirovsky, il primo libro che leggo della Nemirovsky. Se mi piace il suo stile di scrittura, penso di recuperare tutto quello che ha scritto. Poi A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia, libro che mi spaventa perché Sciascia non è proprio semplice da leggere, però ho una curiosità assurda. Mentre morivo di Faulkner, libro che ho letto a gennaio e che mi è piaciuto tantissimo nonostante sia stranissimo. L'incubo di Laus della Jackson, che mi è piaciuto, però i suoi finali io li trovo un po' così, cioè mi fanno rimanere con le braccia a terra. Siddhartha di Herman Hesse e La lotteria di Shirley Jackson. Di questi due ho letto solo La lotteria. Anche qua sono una serie di racconti che mi hanno lasciato con le braccia a terra, perché non capisco, io non capisco. Cioè, bello sì, però poi i finali mi lasciano senza parole. Non positivamente, mi lasciano senza parole negativamente. Una piantina di Ikea e adesso ci spostiamo. Allora, qui abbiamo la mensola dei Bompiani, una delle case editrici mie preferite e predilette. Allora, qui abbiamo i soliti libri che mettono in sconto a 9,90€, cioè ne prendi due e paghi 9,90€. Ho preso proprio questi due a 9,90€. 21 lezioni per il XXI secolo di Harari, un saggio scritto da questo antropologo famosissimo, che io però non ho ancora letto. Uccelli di Rovo invece l'ho letto e mi ha fatto cagare tantissimo, evitatelo, non mi è piaciuto per niente. Poi abbiamo di Archibald J. Cronin, Angeli della Notte e La Cittadella. Di questi due ho letto solo Angeli della Notte e l'ho trovato straordinario, un bellissimo libro. Recuperatelo perché è molto molto bello, anche se la scrittura di Cronin non è chissà quale livello, però è molto semplice, molto scorrevole, io non, cioè, l'ho trovata molto delicata. Poi abbiamo La valle dell'Eden di Steinbeck. Di Steinbeck voglio assolutamente recuperare Furore e Uomini e topi, ma anche tutto quello che ha scritto, perché nonostante io non l'abbia ancora letto, ne sento parlare sempre benissimo. Il mio libro è fatto la guerra praticamente. Poi abbiamo L'indifferente di Alberto Moravia. Devo assolutamente recuperare tutto quello che ha scritto Moravia, perché anche qua ho letto Gli indifferenti stavolta e mi è piaciuto un sacco, bellissimo, un bellissimo romanzo. La verità sul caso Henri Quebert di Joël Dicker. Mi dà un fastidio Quebert Dicker, però vabbè. Bellissimo, un giallo psicologico molto molto bello. Ve lo dice uno a cui non piacciono i gialli, quindi merita davvero tanto. L'ho letto tipo in 3 giorni. E poi abbiamo La metà scomparsa di Bennett, sì, Britt Bennett, attualmente in lettura. E Fotoscene e una piantina. Ultima mensola, e anche qui c'è molto spazio, a parte che ci sono le mie foto di me e Davide, dei miei amici laggiù. Ho lasciato questo spazio perché so che i fazzi continueranno ad andare avanti. Allora abbiamo
scusate che non ci vedo. Un incantevole aprile di Elizabeth Von Arnim, non l'ho ancora letto, perdono. Il sognatore di Lainey Taylor, ancora devo iniziarlo e devo comprare assolutamente il secondo volume. È una duologia, fantasy anche questa. Madri e figli di Toy Bean, una raccolta di racconti che analizza i rapporti tra madri e figli. Non l'ho ancora letta, ma voglio assolutamente recuperarla. Quando il mondo era giovane di Carmen Korn è il primo libro di una saga e quindi aspetto che escano almeno gli altri due volumi per iniziarla, perché poi divento pazza e mi scordo la storia. E poi abbiamo quattro libri, tutti i libri in realtà che ha scritto John Williams. Abbiamo Stoner, Butcher's Crossing, Nulla solo la notte e Augustus. Di questi ho letto tutti tranne Augustus, perché visto che è l'ultimo libro che mi resta di questo scrittore, me lo sto tenendo caro. Però veramente meraviglioso, il mio autore preferito in assoluto. Infine, qui sulla scrivania ho qualche edizione sparsa, qualche libricino più piccolo che mi piaceva tenere qui sulla scrivania, e due riviste. Le riviste sono quelle del libraio a cui io sono abbonata, quindi mi arrivano direttamente a casa. Allora abbiamo di Iperborea, Il nostro bisogno di consolazione di Stieg Dagerman, che ancora devo leggere. Vorrei sinceramente recuperare più letteratura nordica, però i soldi mi mancano, i soldi. Poi abbiamo queste vecchie edizioni di Mondadori e abbiamo Bellamy di Maupassant e Northangerby di Jane Austen. Bellissime queste edizioni. Poi abbiamo Charles Dickens, Oliver Twist in inglese dell'HarperCollins. No, sì, dell'HarperCollins o Collins Classic, boh. Non l'ho ancora letto, ma devo assolutamente leggerlo. Lettere a Lucilio di Seneca, un'altra edizione di Bellamy di Maupassant, però stavolta è Garzanti, e due libricini della Penguin Modern, The Missing Girl di Shirley Jackson e The Duke in His Domain di Truman Capote. Bene ragazzi, questo era il mio tour, tutti i miei libri li avete visti, sapete già che questi libri aumenteranno, quindi ho preferito farlo adesso, il bookshelf tour, che sono di meno, piuttosto che dopo e durerà un'eternità. Però vi aggiornerò man mano, se la cosa vi fa piacere vi aggiorno sui libri che arriveranno. Quello è un disastro, ve l'avevo già fatto vedere. E niente, spero che la mia libreria vi piaccia. Se avete qualche consiglio in modo da sistemare i libri in maniera più estetica o magari più funzionale, non lo so, ditemi voi. Io devo dire che non mi lamento, cioè tutto sommato non è messa male. A questo punto io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie per il sostegno e per il supporto che mi date sempre, io vi mando un grosso bacio come sempre e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!